Una bambina di 2 anni è stata salvata dai carabinieri. I genitori l'avevano portata al pronto soccorso di Locri poiché lamentava forti dolori. Le veniva così accertato, in seguito agli esami del sangue, l'anomalo valore delle piastrine estremamente basso, tanto da considerare la stessa in imminente pericolo di vita, ovvero a rischio emorragia interna. I genitori, però, insieme alla bimba, arbitrariamente erano ritornati a casa. Nel frattempo, dall'ospedale di Locri era stato avviato l'iter procedurale per l'immediato trasferimento al vicino GOM di Reggio Calabria, dove la bambina avrebbe ricevuto le più accurate cure mediche, ma nel momento in cui il medico di turno presso il pronto soccorso ha dovuto comunicare l'imminente trasferimento della piccola ai genitori, si accorge che questi avevano abbandonato l'ospedale senza alcun preavviso. Da qui la decisione di telefonare immediatamente alla centrale operativa dei carabinieri della compagnia di Locri. La telefonata arriva al 112, il carabiniere che la riceve accoglie tempestivamente la richiesta di aiuto e, dopo alcune domande utili per identificare la famiglia e comprendere se la piccola stesse bene, fa scattare le ricerche in tutto il circondario della Locride. In poche ore riescono ad individuare la famiglia con i genitori che, alla vista dei carabinieri, comprendono il pericolo per la loro bambina e scoppiano in lacrime. L'immediato intervento dei militari ha permesso così di assicurare sia un idoneo e sicuro supporto alla famiglia, sia il raggiungimento sul posto dell'ambulanza che celermente ha prelevato la bimba, assicurandone il trasferimento scortata dagli operatori di polizia al GOM di Reggio Calabria, dove sono state prestate le necessarie cure.